Ci siamo, è partita la campagna elettorale, e, insomma innanzitutto com'è nata quest'idea di impegnarsi in politica? Allora, la storia sarebbe lunga, ma la sintetizziamo. L'idea nasce da un tarlo che mi hanno messo un po' di persone che conosco, amici, ma anche persone con le quali lavoro. Persone che hanno aziende, che dipendenti che vengono e hanno chiesto aiuto a noi, sia come associazione no profit sia qui in istituto. Che mi hanno detto: Cristina, tu hai risollevato aziende, hai aiutato persone a ricollocarsi nel mondo del lavoro, risolvete problemi, fai questo di professione, Cristo, perché non lo fai per la tua città? Poi ho incontrato altri che come me credono che si possa. Possano veramente cambiare e migliorare le cose in questa città. Vogliamo riportare il sorriso ad Arezzo e far rivivere la nostra città con il benessere e soprattutto con più giustizia per tutti. Allora, quello che non va purtroppo lo sappiamo, è evidenziato credo in qualsiasi forma. Eh, che cosa invece dovrebbe diventare Arezzo? Diciamo che queste sono le linee programmatiche del nostro programma, sono solo linee perché tutto quello che abbiamo scritto sarà poi messo. Eh, in confronto con i cittadini. Oggi iniziamo proprio a raccontare le nostre idee, a vedere quali sono le risposte, quali sono i bisogni veri. Le mie idee di Arezzo sono benvenuti nell'Arezzo città delle opportunità e da qui si apre tutta una serie di benvenuti, benvenuti nell'Arezzo sicura e serena. Benvenuti nell'Arezzo che chiede il giusto e spende sul dove serve. Benvenuti nell'Arezzo con il centro storico più bello del mondo, perché ce l'abbiamo, non ci manca nulla. Benvenuti nella città delle famiglie e del sociale. Quindi tengo a dire subito che io mi candido a sindaco, ma non ho nessuna intenzione di andare a fare politica. Tanto che la mia prima dimostrazione di intenti è che ho la fortuna di avere una famiglia che mi manterrà in questo mio nuovo, forse, lavoro e quello che sarà il compenso del sindaco sarà messo in un fondo proprio dedicato agli anziani che sono i veri poveri di oggi, quelli che hanno una pensione minima e non riescono a comprarsi quello che è necessario. Tre domande secche, tu dovrai rispondere solo sì o no, perché questa tra l'altro sarà anche la chiusura della nostra trasmissione politica che appunto è stata annunciata su Facebook che si chiama Ringa, alla quale tu sarai eh, assolutamente presente. Apparentemente sì o no? Assolutamente no. Perché mi dovrei apparentare con chi ha ridotto questa città così e con quelli che hanno assistito passivamente? Chiesa agli archi, sì o no? Tecnicamente ti posso dire no. Poi potremo scendere nei contenuti, nelle specifiche, potremo anche rivedere questa idea del no, ma mi devono dimostrare perché sì. Chiusura del centro storico, vera però, eh? sì o no? Allora, come vedi mi stai stringendo e non sì. sto rispondendo in politichese, vorrei no. che questo i cittadini lo apprezzassero. Chiusura del centro storico, questo è uno di quegli studi che stiamo lavorando perché è davvero una cosa molto seria. È quello che poi può dare spinta o meno anche a tutto il discorso del perché turismo. In Italia non si parcheggia in centro storico. Eh, guarda, in questo caso veramente sono in difficoltà a darti una risposta no, perché, perché sì. voglio incontrare i commercianti, ma non solo i commercianti, i cittadini del centro storico. Non ci dimentichiamo che c'è chi ci lavora in centro, ma c'è chi ci vive.